pento, mi ricredo, esamino i miei errori, faccio penitenza, poi spero in un nuovo inizio. Apriamo la strada al Signore, cambiamo i nostri cuori. Accendiamo la seconda candela, simbolo della luce, che in questa settimana illuminerà il nostro cammino. Apriamo la seconda parte del ventaglio e chiediamo al Signore occhi capaci di vedere quanto di bene c'è nelle persone. Il nostro incontro con gli altri sia un vero dialogo fondato sull'accoglienza, segno di vera comunione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Avete visto, cari fanciulli, alcuni vostri compagni, ecco, hanno accompagnato l'ingresso del sacerdote e hanno messo a terra, hanno fatto cadere dei cuoricini. Sono un po' con la disponibilità che oggi vogliamo dichiarare tutti quanti al Signore che viene. E anche noi vogliamo preparare una piccola strada. Sentiremo la parola di Dio cosa ci dice stamattina. Ecco, è il nostro cuore che deve prepararsi ad accogliere Gesù. È il nostro cuore che lo cullerà, il nostro cuore che ascolterà il messaggio di amore, di pace che questo Gesù viene a portare a tutti quanti noi, a tutta l'umanità. Mettiamoci in ascolto. Sapete, quando ci laviamo al mattino, penso che anche con voi bambini, i vostri genitori lo faranno, lavati bene le orecchie. Ve lo dicono i vostri genitori, sì o no? No, non me lo dicono. Le orecchie no, il collo sì. Bisogna lavarsi. E perché bisogna lavarsi anche le orecchie? Perché se c'è qualche cosa nell'orecchio che ci impedisce di sentire, come facciamo a capire? Purtroppo nelle nostre orecchie del cuore, nella nostra anima, chissà quante volte ci mettiamo un po' con il cerume, i tappi, per non sentire quello che dice il Signore.
Allora stamattina, Signore, aiutaci a togliere i tappi dalle nostre orecchie, perché noi vogliamo ascoltare te, quello che dici, la consolazione che stamattina tu ci vuoi dare. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dio con potenza libera l'uomo dal peccato e con dolcezza guida il suo popolo, anche se all'uomo sembra che Dio non adempia prontamente alla promessa della sua venuta. Questi deve comprendere che i tempi del Padre sono diversi da quelli umani, perché vengono tempi nuovi. Dio aspetta che tutti abbiano modo di convertirsi. Al cristiano non resta che farsi trovare con il cuore in pace e senza macchia. L'avvento è il tempo ideale per ascoltare la voce di Giovanni, che invita alla conversione e che presenta Gesù, nostro Messia, che ci battezzerà nello Spirito Santo. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui e i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Buongiorno. Non li facciamo ballare questi banchi, mi raccomando. Come avete dormito, ragazzi? Bene? Posso farvi una domanda? Però mi dovete rispondere sinceramente, come sempre. Chi di voi sta arrabbiato con papà e mamma? Nessuno? State in pace a casa? Sì. Non è che avete fatto un pochettino arrabbiare papà e mamma in questi giorni, no? Sicuro? A volte comincia a uscire qualcosa, L'altro giorno è venuta una mamma con il suo marito e mi ha detto, io ho domandato, no? C'aveva la bambina in braccio, ho domandato, dico: e tuo figlio dove sta? Si sta arrabbiato con me, sta fuori. Poi dopo pochi minuti è venuto pure il figlio. Me lo sono un po' abbracciato e gli ho domandato, dico: ma che è successo con mamma? Qualcosa? Il ragazzo si è fatto solo rosso, ma non ha risposto a niente. Cari ragazzi, da questo episodio io vorrei partire per leggere quello che stamattina ci ha detto la parola di Dio. Perché, e questo interessa non solo i piccoli, fratelli, interessa tutti quanti noi. In certi momenti della nostra esistenza noi avvertiamo il deserto. Il deserto è un luogo particolare dove apparentemente non c'è vita. Non ci stanno piante, non ci stanno fiori, non ci stanno case, non ci stanno alberi. Il deserto è una distesa. Forse qualcuno di voi che ha fatto il viaggio in Terra Santa o giù di lì avrà visto queste cose, Eppure il deserto parla. Io ricordo una delle volte che sono stati in Terra Santa, quando siamo stati a Qumran, stiamo in pieno deserto verso il Mar Morto. A un certo punto abbiamo fatto questo esperimento, ho chiesto a tutti quelli che stavano con me di stare zitti. Qumran, sapete, il luogo degli essei, probabilmente, sicuramente era una comunità monastica dove c'erano solo uomini, si è trovato con gli scavi, una cosa interessantissima. Difatti, spesso quando, anche nella nostra vita di fede, quando vogliamo fare un poco di silenzio, diciamo: vado a fare il deserto. Quando facciamo gli incontri con i giovani, ci stanno dei momenti in cui si dice: si fa deserto, silenzio. Però apparentemente sembra che il deserto non parli. Difatti a Qumran io ho fatto sempre fare questa esperienza ai pellegrini che accompagnavo. Dico: adesso stiamo zitti. E dopo ho domandato:
Avete sentito qualcosa? E tutti, dico tutti, hanno risposto nella conversazione che abbiamo fatto sul pullman, ma a me quel silenzio parlava, mi diceva qualcosa. Stamattina vogliamo chiedere, nel silenzio della nostra vita, forse perché ci siamo un pochettino urtati con mamma e papà, ma capita, non vi preoccupate bambini, forse perché teniamo dentro un momento di angoscia, forse perché teniamo un poco di paura, forse perché teniamo una sofferenza. Ci ritroviamo nella stessa situazione in cui ha parlato Isaia. Isaia a chi sta parlando? Non tanto a un deserto, attenzione, come quello di Giovanni Battista. Sta parlando a un deserto dell'anima, a un deserto della dignità umana, perché il popolo ebreo è schiavo a Babilonia. Hanno perduto l'identità nazionale, hanno perduto Gerusalemme, distrutta Gerusalemme, il Tempio, distrutto. Nabucodonosor, l'invasore, ha pigliato i vasi del Tempio, quelli che servivano per le celebrazioni sacre, è come se venissero qui, pigliassero il calice dove io celebro la Santa Messa con i sacerdoti, no? E dove li hanno portati? Li hanno portati sulle loro mense, quando mangiavano e bevevano, si ubriacavano e usavano i vasi sacri, quindi un momento di sfacelo. E il popolo vive questo deserto perché, attenzione, si sente solo, si sente abbandonato. Forse l'esperienza che adesso non l'hanno fatta, ma i bambini, ma chi di noi non è stato bambino? Quando abbiamo fatto qualche marachella, abbiamo visto immediatamente che un certo tipo di rapporto si è rotto con papà, con mamma. Quante volte voi pedagogicamente, voi mamme, voi papà, facete a prega, non imparite i creatori. Quanti volte vostro figlio vi dice una cosa e voi non sentite? Richiamano la vostra attenzione e voi vi girate dall'altro lato. Pensate che deserto si deve vivere dentro, no? Pensate il deserto quando io in un momento di sofferenza e di lutto dico Padre Eterno, sei scontato di me. Alzate la mano quelli che non l'avete mai detto. L'abbiamo detto tutti, Perché è un passaggio, direi, quasi obbligato della nostra esistenza. Eppure arriva la voce del profeta. Mandato da Dio, ecco, io mando davanti a me un messaggero. Il Signore non è mai uno che, giusto per usare un termine calcistico, non entra mai a gamba tesa per far male a chi che sta innanzi all'avversario. Il Signore non entra a gamba tesa nella nostra vita. Il Signore manda dei messaggeri a dire che cosa? Non ti ho dimenticato. Guarda che io vengo, guarda che io ci sono, aspettami. Qui dovrei fare un lungo discorso, ma ve lo accendo soltanto come una parentesi. Fratelli, non dimentichiamo una cosa, i tempi di Dio non sono i tempi nostri. Io non mi stancherò mai di dirvi che noi amma famiglia e pensare col Padre Eterno come pensiamo che la pizza napoletana. Ve l'ho sempre detto, Ricordate? Quando non teniamo voglia di fare cena, di metterci vicino ai fornelli a cucinare, chiamiamo il nostro marito, porta due pizze adesso che vieni, abbiamo risolto la cena. Fratelli, noi, scusatemi la franchezza, col Signore vorremmo fare la stessa cosa. Inforniamo la pizza e dopo 3 minuti vogliamo la pizza cotta per mangiarla. Il Signore ha i suoi tempi e guarda caso sono tempi di misericordia, di bontà, di amore, perché Dio è fedele alle sue promesse. Allora manda il suo messaggero in questo deserto di Babilonia, il deserto del cuore degli ebrei,
Il Signore verrà, sta venendo, preparatevi. Ma quando verrà? Quando verrà? E il Signore poi è venuto perché è arrivato un pagano. Pensa tu, un pagano. Mica uno che credeva in Dio, no. Ciro il Grande, che ha pigliato gli ebrei, li ha riportati a Gerusalemme, ha ricostruito la città, ha ricostruito il tempio di Dio. Il tempio di Dio. Allora a questo punto, fratelli cari, attenzione, noi ci stiamo preparando a Natale, ma Natale non è la nascita di Gesù, la nascita è la venuta di Gesù. Quindi qualche cosa più grande di una nascita. La nascita di Gesù è avvenuta 2000 e passa anni fa. Non è che Gesù nasce ogni anno, è la venuta di Gesù. E Gesù viene nella nostra vita. Dio viene nella nostra vita. Che bello! Adesso vorrei chiedere a chi ha letto la seconda lettura, Patrizia, se vai un'altra volta all'ambone. Cioè veramente è la prima lettura, prima lettura. Mi devi leggere il passo finale. Ragazzi, sentite che cosa fa il Signore quando viene. Vedete la tenerezza di Dio che mantiene le sue promesse, non ci ha abbandonati, non ci lascia. Leggiamo che cosa fa questo Signore. Come un pastore, egli fa pascolare gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto. Se, fermate un momentino, porta, ripetiamo, gli agnellini, un'altra volta, porta, chi sono questi agnellini che Dio porta sul petto? Noi. Vedete che tenerezza questo Dio? E per voi c'è qualche altra cosa, cari genitori, cari adulti? Continua. E conduce dolcemente le pecore madri. La tenerezza è per tutti. Vedete, quando il Signore viene, non si presenta alla maniera di Gengis Khan, no? Il cavaliere sul cavallo bianco, la spada sguainata. No, il Signore quando viene così con dolcezza. Allora impariamo la logica della dolcezza di Dio e la logica della pazienza e del tempo di Dio. Dio verrà, Dio c'è. Sappiamolo invocare, sappiamolo aspettare. Certo, dobbiamo fare qualche cosa. Non è che dobbiamo metterci con le mani sulla pancia, adesso che verrà io sto qua. No, ci ha detto San Pietro. Già ti metto. O sa che non morite la mano. Seconda lettura. Che cosa ha detto San Pietro? In attesa che avvengano questi eventi. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni. Vai avanti. Il giorno del Signore verrà come un ladro. No. L'ultimo. Scusa, ho detto la parte finale, gioia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi. Cioè, quali sono questi eventi? Nell'attesa di poter essere abbracciati da questo Dio, perché questo significa il Dio viene, Gesù sta venendo. Allora che dobbiamo fare? Fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Siete preparati. Che cosa significa quel preparare le strade, raddrizzare i sentieri, abbassare i colpi, la superbia, colmare i vuoti, la stanchezza della vita? Che cosa significa preparare la via? Vivere in pace? Senza colpa e senza macchia. Senza colpa e senza macchia. Purifichiamo la nostra vita. Liberiamoci e sappiamo aspettare Dio che viene. Ma quando? Sta già venendo.
e alla porta del cuore. In piedi. Vedete il Dio Padre Onnipotente che mai abbandona noi suoi figli? Credete che Gesù viene a portarci l'amore del Padre e soprattutto a farci gustare l'abbraccio della pace e dell'amore? Credete nello Spirito Santo che diventa per noi la forza per preparare nel nostro deserto di vita la strada per la venuta del Signore? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Rivolgiamo al Padre la preghiera del cuore e con il cuore di questi bambini ci esprimiamo anche noi dicendo: vieni Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Padre buono, fa che non diciamo più per i nostri genitori. Quando ci chiedono qualcosa, non li aiutiamo perché mettiamo al centro di tutto l'amore. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Gesù, buon pastore, prenditi cura di tutti noi e stringici al petto come fa una mamma con i suoi figli. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Gesù, Salvatore del mondo. Fa che la pace e la giustizia regna dentro di noi. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Gesù, fa che ascoltiamo tutti noi il Vangelo, che smettiamo di fare i dispetti alle sorelle, fratelli e amici. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. La voce che grida nel deserto ci interpella. Fa, o Padre, usciamo dall'indifferenza per fare strada all'umiltà necessaria per accogliere te nei fratelli più fragili. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Affidiamo al Signore la preghiera del nostro cuore. Preghiamo. Padre, ti affidiamo le nostre preghiere per Cristo nostro Signore. Canto numero 251. I fratelli che facciano la raccolta. La voce amplificata che parte da questo megafono
possa arrivare al nostro cuore per prepararci alla tua venuta. Accetta, Signore, i nostri auricolari che usiamo per ascoltare la musica. Ci ricordano momenti importanti. Oggi vogliamo ascoltare te, le tue parole di pace e di serenità. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Siano gradite, o Signore, le nostre umili offerte e preghiere. All'estrema povertà dei nostri mediti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, digno di benedizione e di lode, Padre di onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede, testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo in unanimi l'inno della tua gloria. Thank you.
glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore Gesù si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica nell'unità tutti i convocati alla tua mensa, insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Possono irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
rinnovando la nostra fiducia, il nostro pieno amore verso il Signore, nell'attesa che si riveli, manifesti pienamente nella nostra vita, preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li dimentichiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Chiedo di Dio che togli i beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto numero 215, popoli tutti.
preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Prima di dare la benedizione che conclude questa celebrazione, un avviso per tutta la comunità. Da domani, accanto a Gesù crocifisso qui ai lati dell'altare, possiamo portare un dono per i poveri, soprattutto per le famiglie bisognose. Aiutiamoli a fare un buon Natale, non solo un buon Natale. Quindi facciamo la raccolta dei viveri come abbiamo fatto anche gli anni passati. Chi vuole porti qualcosa qui, naturalmente cibo non deperibile, di lunga anche scadenza. Troverete anche vicino al Deco, in questi giorni, troverete dei volontari che fanno la raccolta in questo senso. Andrà tutto per queste famiglie che ne hanno bisogno. E a Capri, vi garantisco, ce ne sono. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore che viene. Andate in pace. Canto numero 299, Piazza della Vita.